Ecco un libro che non può mancare nella tua libreria, ma prima di parlarne e di esplorarlo, seguimi e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato. Attraversare i muri di Marina Abramovic, una delle artiste più influenti e controverse dei nostri giorni. Uno stile narrativo interessante e coinvolgente, la Abramovic ci guida attraverso la storia della sua vita, dagli inizi difficili nella Jugoslavia comunista fino alla consacrazione come pioniera della performance art a livello mondiale. In questo libro la Abramovic riesce a trasmettere l'arte come una filosofia. L'arte è capace di ricostruire, trasformare e portarci ad un'autocoscienza. Questo non è soltanto una semplice autobiografia, ma è un libro che ci trasmette e condivide un importante invito, ovvero superare i propri limiti e affrontare le proprie paure, così da poter esplorare l'ignoto e crescere come persone. A mio avviso questo è un importante libro per tutti i docenti di discipline artistiche, che offre uno sguardo profondo su quello che è il processo creativo e sull'importanza dell'esperienza diretta nel fare arte. Gli alunni quindi possono trarre ispirazione dal coraggio e dalla determinazione di Marina Abramovic, imparando a vedere l'arte quindi come una forma di espressione senza confini. Questo comunque è un libro che consiglio a tutti, perché all'interno Marina Abramovic va ad esplorare anche temi come identità, corpo e spiritualità, temi importanti per spunti di lezioni come psicologia, filosofia o scienze sociali. Inoltre, i docenti possono utilizzare questo libro per stimolare delle interessanti discussioni in classe sul come affrontare le difficoltà e superare i propri limiti. Puoi trovare il link di questo libro nelle storie in evidenza.